presente strutture esistenti, fabbricando o da recuperare, o comunque zone edificate che possono essere oggetto di recupero. In questo piano, al contrario, sono interessate zone completamente libere, inedificate, alcuni interni ai parchi pubblici che diventano, per grazia divina, edificabili, di completamento, in modo indiscriminato e in violazione dei richiamati principi. Si aggiunga che, in un caso particolare, questo piano fornisce l'opportunità al privato proprietario di attuare l'intervento con minore sacrificio economico, al contrario di quanto era previsto nel PRG. Tenuto conto che il proprietario stesso per tanti anni non ha dato esecuzione alle previsioni del piano regolatore e oggi si trova a essere vanificato da questo nuovo strumento che, tanto per essere chiari, viene adottato alle soglie delle prossime elezioni amministrative. Non risulta che lo stesso proprietario abbia mai effettuato, al momento della pubblicazione negli anni 93-95, osservazione al PRG. Si fa rilevare inoltre che da una stima approssimativa il costo che l'ente dovrà sostenere per l'apertura della strada e la realizzazione dei parcheggi sarà notevole, considerata la posizione del terreno in evidente pendenza. Le nostre proposte. Dunque, dall'esame di questo piano noi abbiamo rilevato in qualche circostanza un rapporto coefficiente area molto elevato, quindi noi vorremmo che in alcune circostanze venisse leggermente abbassato. Tenere fuori dal piano di recupero le aree non edificate e far seguire a dette aree le previsioni del piano regolatore vigente, oppure, se il caso, tenere conto della variante in corso. L'edificazione di edifici con 5 livelli, 5 piani, che sicuramente deturperebbero l'immagine del nostro centro storico, basato sull'unica emergenza data dalla torre della Chiesa Madre. Edificare per esempio un edificio di 5 piani nelle vicinanze della Chiesa Rosaria è un intervento che per il momento noi non condividiamo, perché si esalta rispetto al contesto. Sarebbe opportuno uno studio approfondito dello stato di fatto e dell'immagine del nostro territorio e non proposti di intervento i cui danni potrebbero ritenersi negativi. Per concludere, i consiglieri Cordone e Pirozzi, in linea anche con altri, vogliono dichiarare la propria disponibilità ad intervenire nella fase di osservazione perché ci sono degli aspetti che noi riteniamo non condivisibili, come abbiamo accennato e diciamo così, dichiarato nella fase di dibattito, troviamo alcuni aspetti importanti da sostenere per, diciamo così, migliorare sia il rapporto con i cittadini che ancora non prendono visione di questo progetto, di questo piano, e sia dei professionisti che lavorano nel settore. Allora, prima di passare alla votazione complessiva, bisogna votare la proposta emendativa per l'ambito 7. Basti, va bene, una serie di inesattezze che denotano incompetenza o malafede, su, la lascia aperta. Meglio non dirlo. Allora, sì, è meglio. Sì, ma non lo sa, capire che ne so io. Sono cose da lanciare, sono state spiegate e sono contemplate nel piano. Perché mi fate dire queste cose? Perché mi fate dire queste cose? Andiamo. Emendamento per l'ambito A7, in cui proponiamo l'introduzione. Allora, il consigliere di Nozzi è pregato se vuole, oppure con il segretario. Non è A7, hai detto una cosa che la Giorgiana non dice. Vettura contesta. Così.
possono dire che volete. La prossima volta la tutte le volte dici cose che allora io ti prego la legge poi dici cose della legge allora io ti prego la prossima volta di contestare quello ma non posso contestare la dichiarazione di voto si può contestare quando c'è la preparazione dei verbali durante la dichiarazione di voto non si può contestare ogni consigliere è libero di dichiarare quello che crede assumendosi le responsabilità di quello che dice per, sia per le inesattezze che sia per altre ragioni. Emendamento per l'ambito A7 in cui proponiamo, come diceva il consigliere Carichi, il camminamento pubblico, un camminamento pubblico. C'è un disegno, c'è una tavola? Va bene, quindi siamo d'accordo e diamo questo A7, sì, si propone un ulteriore. A7 e poi la rettifica attraversamento del comparto almeno pedonale chi è favorevole per introdurre questa proposta approvata a maggioranza ne siamo? Siamo 10. A favore siamo la maggioranza di siamo 10. Allora, a favore noi 10. Noi votiamo contro e ci riserviamo di fare una proposta per questa zona particolare. In quanto c'è la proposta dell'osservazione, tutti possono fare la proposta. Allora, quindi contrari 4. Passiamo alla votazione complessiva per l'adozione. L'adozione del piano di recupero e riqualificazione urbana di Mociano capoluogo, chi è favorevole alzi la mano, compreso l'emendamento già approvato, 10 voti favorevoli e 4 astenuti come per dichiarazione di voto. No, scusa, contrario, come per dichiarazione di voto. Okay. Adesso riprendiamo l'ordine sia senza cardinali. Buonasera a tutti. Ciao. Manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, individuazione e criteri. Allora, l'amministrazione comunale a supporto anche di un precedente regolamento che è presso il comune, un regolamento con il quale si dispone che tutte le associazioni, che tutti i comitati, interessati, soggetti che intendono promuovere iniziative devono presentare entro il 28 di febbraio un programma di massima oppure devono presentare con la legge regionale 56 attraverso leggi il bando della Fondazione Kerka, c'è una disciplina che quindi prevede la regolamentazione sia per l'accesso ai contributi, sia per l'accesso alle domande, sia per la presentazione di domande congiunte, il patrocinio e via discorrendo, mancava, quindi siamo accorti, anche perché se ne ravvisa la necessità di disciplinare un attimino quelle che è l'attività consolidata di numerose amministrazioni, di manifestazioni che si svolgono
sul territorio la necessità di fare una classificazione e allo stesso tempo di dare una razionalizzazione con dei criteri. Questo si, con lo spirito di dare ulteriore apporto al diciamo così, consistente movimento di iniziative che ogni anno sul territorio di Mociano si propongono ai numerosi visitatori e agli stessi cittadini. In sostanza sì, la classificazione avviene su, per titoli e per diciamo, caratteristiche delle stesse, e sono un primo gruppo quelle delle manifestazioni che la cui titolarità fa capo al comune, al comune all'ente pubblico, in quanto sia la nascita delle stesse iniziative e sia la gestione, l'organizzazione per numerosi anni, che parisco per tanti anni, è stata effettuata sempre direttamente dal comune. E questi sono il Festival Jazz, la Festa della Pizza, la rassegna di teatro dialettale e la rassegna di teatro comico e cabaret. Queste sono iniziative che ormai hanno più, hanno meno, sono più di 10 anni che si svolgono sul territorio generale, proposte attivate direttamente dall'amministrazione, spesso con il contributo di altri enti, e quindi diciamo, il comune queste iniziative le curerà direttamente, come abbiamo fatto fino ad oggi, e per queste iniziative ci si può avvalere anche di associazioni, istituzioni, professionisti che hanno specifiche competenze e che siano in grado di dare un supporto all'ente stesso. Le altre sono manifestazioni folkloristiche tradizionali, cioè il territorio va visto con fasi alterne di grande splendore e di momenti di caduta, alcune iniziative. Queste iniziative sono il Carnevale, che se non ricordo male negli anni 70 aveva toccato, 60-70, toccato anche punti veramente di importanza a livello regionale, e la Festa del Muro, che era curata originariamente dalla confraternita del Rosario, e poi negli ultimi anni è stata sempre curata dalla Pro Loco, fino a ribadire il nostro impegno fino all'anno scorso, anche perché la stessa si era formalmente impegnata a realizzare. In queste iniziative il comune dà il suo patrocinio, dà il suo contributo, sempre rapportato alla disponibilità ovviamente delle possibilità dell'ente, che non sono sempre, ma ovviamente è patrimonio dell'associazione omonima, che diciamo, ne ha la titolarità, e qui il comune tiene conto di questa iniziativa, anche se negli ultimi anni non si è fatta, che è comunque patrimonio storico e dei ricordi dei cittadini, e pertanto il comune può prestare il patrocinio e la compartecipazione economica sempre nei limiti del bilancio. Come dicevo, queste sono iniziative che fanno capo, sono riconosciute, anche perché ci sono due associazioni che lo hanno promosso, che ne hanno curato la nascita e lo svolgimento, la Provo di Montone per il Piano della Strada e l'Associazione Campagna del Territorio per il Paglio. Poi ci sono, come tutti sapete, numerose feste patronali, parrocchiali. Cioè, Mociano ci sono 4 parrocchie, un dato importante, 4 parrocchie all'interno delle quali si svolgono addirittura più feste patronali in onore di santi, in onore di nuove festività religiose. Sono, mi elenco rapidamente, l'Ascensione, quelli che si sono svolte con una certa regolarità e una puntualità diciamo annuale, non so se qualcuno ha saltato qualche annualità, ma comunque è una ricorrenza storica e comunque ben presente nella memoria collettiva e popolare. L'Ascensione, la qualità con le pietre, San Pietro e Paolo, donne sul fraggio la selva, San Gabriele dell'Addolorata e Ripoli, questo in ordine credo di una delle ultime feste che sono arrivate.
sai, con una frazione dove hanno costruito una piccola chiesa nel passato. San Giacomo e San Damiano, festa storica di Montone, Santa Maria degli Angeli, festa storica della parrocchia del convento, San Donato, festa storica del bambino, centro di via Milano, Santa Maria dell'Arco, che è una festa che è nata di recente, ricordando la vecchia denominazione della località omonima, e quindi da cui prende appunto la denominazione di questa frazione, e Sant'Alessandro, che è il santo patrono della città, di tutta la città. Anche qui l'ente dà il suo contributo per garantire lo svolgimento di questi eventi, con contatti e colloqui con i comitati, riesce comune a dare anche una disponibilità allo svolgimento e qualche possibilità. Anche ultimamente abbiamo dato qualche contributo o con partecipazione con qualche spettacolo, con qualche contributo economico, insomma, perché quando riconosciamo tutti quanti che siano messi a fare il patrimonio di questa città. Non vanno dimenticate le feste politiche, qualche anno fa, forse molto più in auge di adesso, comunque ovviamente noi abbiamo ritenuto giusto che ci fosse questo spazio per chiunque volesse, prendere iniziative simili, perché ritengo personalmente che un dibattito politico, culturale, no, sia comunque sempre utile all'interno di ogni città. Qui abbiamo preteso che dai responsabili che organizzano queste feste politiche sono tenuti a comunicare al sindaco la eventuale partecipazione di personalità di rappresentanza, sia di governo nazionale o regionale, di rappresentanza istituzionale, per disporre un adeguato sistema di ordine pubblico, un'eventuale accoglienza istituzionale, qualora, insomma, ecco, se ne ravvisi la necessità. Questo credo che sia un fatto scontato, perché non si possono organizzare non tenendo conto di queste cose. Poi, ovviamente, possono intervenire altre iniziative, il nostro territorio annovera non so quante associazioni, non ci può essere la necessità di un'associazione, di giovani, prendiamo gli scout per dirne uno, che può avere necessità di organizzare un'iniziativa, chiamiamola di autofinanziamento, chiamiamola di incontro di dibattito culturale, quello che si vuole. Sono iniziative nuove, estemporanee o periodiche, che si potranno ripetere, che comunque saranno comunicate al comune nelle modalità previste dal regolamento, e comunque dovranno essere sempre autorizzate, e il comune può concedere o non concedere il patrocinio, come sapete tutti quanti, può essere sia un patrocinio gratuito, un po' oneroso, che può servire anche per altri scopi. Cosa molto importante è che per quest'anno si è derogato questa delibera di poter far scivolare la presentazione delle domande entro il 30 di aprile, perché questa è una regolamentazione che interviene, anche se il vecchio regolamento c'è, che dice che l'associazione entro il 28 di febbraio devono far pervenire con un programma, insomma, di massimo delle proposte. Adesso, siccome andiamo a in qualche modo puntualizzare in maniera un po' più agevole, un po' più precisa, si è venuto utile farlo slittare questo termine al 30 di aprile. Comunque l'amministrazione può anche riservarsi la facoltà di non autorizzare alcune manifestazioni per diversi motivi che vanno dall'ordine pubblico in primis, perché il comune non può garantire la compresenza di più iniziative che magari comportano un dispiegamento di vigili o di attenzione all'ordine, perché magari si chiudono delle strade anche importanti su porzioni, parti del territorio che sono agli opposti, come che devo dire, Mondone o Serve, no? E quindi è una valutazione da farsi insieme ai responsabili degli uffici, così come anche per non arrecare danno sia d'immagine o economico, anche perché dobbiamo dire che tutti fanno salti mortali per poter promuovere queste iniziative, dobbiamo evitare la sovrapposizione
opposizione di più iniziative, perché sarebbe veramente un danno. Certo che laddove questo si verifica, che non può non succedere, sicuramente non ci sono problemi. Quindi va detto che questo è un atto che serve soltanto a fare una panoramica disciplinare, perché poi gli atti conseguenziali di volta in volta saranno adottati con precisi provvedimenti per le varie autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di ogni richiesta che puntualmente arriverà. Credo di aver rapidamente, ho letto la delibera, ma credo di non aver dimenticato niente. Se c'è qualcosa che ho dimenticato, che consiglieri tranquillamente fatti evidenziare, lo possono fare. Chi chiede la parola? Grazie. Allora penso che sia naturale il mio intervento in questo argomento, perché da quando sono consigliere comunale, insomma, le mie riflessioni, i miei interventi sono stati sempre puntuali, qualcuno ha proposto e qualche altro anche ha sproposto. Però insomma, in questa circostanza veramente sono un po' non concertato, come diceva l'architetto, ma sconcertato di quello che si va a proporre. Innanzitutto vorrei fare una premessa. È vero che ci deve essere una regolamentazione, e quindi in generale un tipo di riferimento per evitare incomprensione, per evitare, diciamo, prese di posizione spesso troppo autoritarie, è bene che ci sia un punto di riferimento. Però andiamo a analizzare un pochettino quello che ci sta scritto in questa situazione. Allora, per prima cosa, per esempio, tra le manifestazioni, quelle di interesse, di progetto comunale, li conosciamo tutti, quindi queste assumono, diciamo, quel punto di riferimento di cui l'amministrazione, diciamo, le ha scelte, alcune condivise, alcune condivise. Il programma del comune prevede altre cose, però diciamo queste sono quelle proprio concepite, no? Dice la Genesi. Allora, passiamo al commento delle manifestazioni folcloristiche tradizionali. Allora, la prima cosa è mediante patrocini e con partecipazione economica. Ma se uno, per esempio, non vuole il patrocinio, ma non è previsto, cioè, voglio dire, questo regolamento bisogna pesarlo in tutti i suoi aspetti, cioè parola per parola, perché altrimenti in alcune circostanze, perlomeno per esperienza trascorsa, ognuno li usa secondo la circostanza o secondo come ti ripeto. Quindi, cioè, la prima cosa vorrei chiarire in ordine, diciamo così, cronologico: il Comune, in qualità di soggetto preposto alla conservazione del bene storico, intende preservare e incentivare, mediante patrocini e con partecipazione, le seguenti manifestazioni che ideate, eccetera, eccetera. Ora, se per dire chi organizza la festa dell'uovo, chi organizza, perché qui è libera scelta, se vale il principio del rispetto di tutte le associazioni. Se invece vale un altro rispetto, allora praticamente questo è un testo blindato dove non si può nessuno ha spazio. Comunque, andando avanti, il carnevale organizzato, eccetera, eccetera, la festa dell'uovo. Allora, questo che sta scritto qui non è esatto, perché nel 2002, la nota storica della festa dell'uovo 2002, io sono andato a controllare, la Prologo non aveva presentato nessuna richiesta entro il 28 febbraio. Quindi, praticamente, automaticamente, se voi credete in questi principi, questa manifestazione doveva essere data a chi ne aveva fatto richiesta, all'associazione che ne aveva fatto richiesta, senza, diciamo, creare quel problema sociale e tutto il resto che era conseguito dalla nostra realtà. Perché poi io ho letto tutti i documenti e quella richiesta della Prologo fatta
in una certa data dopo questa storia sembrava quasi storta, perché erano sì, ma se tutti devono presentare il programma, cioè per dire che io aderisco a questa manifestazione, io non credo, come ha fatto la Prologo di Montone che presenta entro il 28 tutti gli anni la richiesta, anche la Prologo di Mociana doveva presentare la richiesta. Sì, io adesso faccio delle osservazioni, perché non si può adesso, diciamo, tra l'altro pure scriverlo. Cioè, io penso, se uno oggi voleva fare una situazione diversa, ma penso che sia scorretto scriverlo, perché malgrado se si fosse formalmente impegnato a realizzarlo, quando gli altri avevano fatto la richiesta. Guarda, io sono andato a controllare, che era testimone un giorno, c'era pure Luciano su al comune, io sono andato a chiedere, a verificare, perché non mi era venuto in mente un anno fa. Sì, però questo è un dato di fatto. Questo è la Prologo, entro il 28 febbraio o entro il 28 marzo dell'anno precedente non aveva fatto nessuna richiesta, e né esiste agli atti della Prologo un verbale che dica questo, dice noi vogliamo fare la festa del Buco. Quindi, presentandosi su questa condizione e stando le vostre, io lo interpreto così, perché tutti devono essere uguali. Se poi ognuno ha un, perché la Prologo di Montone fa ogni 28 ogni anno, come ha fatto quest'anno, la domanda per avere, diciamo, per fare la sua manifestazione, la deve fare anche la Prologo di Luciano, perché altrimenti perde il titolo. Io non penso che adesso andiamo avanti e poi mi rispondo. Quindi, così, a non concedere altra sua intenzione ad continuare la tradizione. Cioè, questo è un ampio, cioè un'ammissione dopo degli errori commessi, cioè della violenza usata nei confronti di un'associazione che poteva, in quelle condizioni, non esistendo un'alternativa a questo ragionamento, poteva farlo. Quindi, diciamo, io avrei evitato in maniera elegante questo tipo di affermazione, perché contraddice quelle che sono le vostre intenzioni. Diciamo che vogliamo finanziare la festa del Lourdes, chi arriva prima la fa, cioè chi arriva prima, chi è disposto a farlo, perché in generale, io voglio dire, tutte queste manifestazioni si fanno per azione di volontariato. Allora noi andiamo a mettere delle situazioni capestro in questa situazione, secondo me, da scoraggiare definitivamente l'esistenza del volontariato a fare le manifestazioni. All'altronde, guarda, lasciano passare, questo è successo anche col Palio delle Torri. Cioè, il Palio delle Torri, prima l'avete incoraggiato e poi avete tagliato il fiato. Quindi, che cosa significa? Che uno stronga il volontariato, perché fare una manifestazione, e chi come noi ha esperienza in questo campo, significa perdere tempo, significa dedicarsi per tanti giorni queste, e non si deve pensare agli aspetti burocratici, perché gli aspetti burocratici, diciamo, devono essere visti, salvo restando le cose fondamentali, con una certa elasticità. Non si può, questo è come se fosse una gabbia chiusa. Andando avanti nel discorso, avete dimenticato, voglio commentare un altro aspetto. I progetti verranno esaminati entro i 20 giorni dalla ricezione della giunta comunale, la quale individuerà il progetto di migliore contenuto. Cioè, quali sono gli elementi di valutazione di migliore contenuto? Questa è una discrezionalità assoluta. Quali sono? Chi lo decide? Cioè, arrivano due progetti. Sì, però ha una riserva, cioè non c'è un termine di paragone. Cioè, con chi si confronta la giunta? Decide in maniera da potestà. Quali sono i criteri? Se c'è un bando, uno risponde dei criteri. Se c'è un bando, dice guarda, la manifestazione deve essere fatta in questo modo, allora ci possiamo confrontare. Però io posso scrivere mille cose belle, ma non rispondere così. Quindi diventa difficile, secondo noi, valutare chi è il miglior progetto in questa situazione. C'è bisogno di trovare un altro artificio se vuole questa cosa. Eventuali progetti presenti da parte della Prologo di Mociana si comporteranno la scelta in favore di quest'ultimo, in considerazione del ruolo e delle attività che le sono proprie. Quindi se due progetti, la Prologo, cioè gli altri non ci provano nemmeno. Non possono provare nemmeno a respirare, perché se c'è la Prologo che fa quella manifestazione, un'altra
Sì, ma le leggi regionali vanno pure intervenire, cioè noi come comune abbiamo l'obbligo di far convivere tutte le associazioni che stanno sul territorio, non privilegiare nessuno e dare a tutte la stessa opportunità. Questo è il comune. Noi ci vantiamo di avere 40 associazioni e poi piano piano abbiamo stroncato quelle che non erano, diciamo. Beh, come te lo dimostro? Tutte l'avete stroncato, quelle che non sono di vostra gratitudine e gradevolezza. Ah, poi un'altra cosa. Allora, al deposito è una cauzione, ma ci rendiamo conto che chi fa volontariato raccoglie i soldi a euro, cioè a un comitato festa che va per raccogliere 2 euro, 1 euro per ogni famiglia, 5 euro al massimo, dobbiamo far restare la cauzione. Cioè, ma il regime, cioè, diventiamo un paese burocratizzato al massimo, che secondo me questo, diciamo così, scoraggia qualsiasi iniziativa. Non si può chiedere la cauzione per fare la festa di Sant'Anno o Santa Maria degli Angeli, è impossibile. Oppure perché sappiamo chi è vissuto nel volontariato, chi ha fatto il manifesto, quanto è difficile raccogliere i fondi per fare queste cose, e li vogliamo ancora appesantire con la cauzione. Ma chi crede in queste cose, chi fa il volontariato, la fa la festa, perché ci crede, non ha bisogno della cauzione, perché è un'offesa a chi fa questa iniziativa. Manifestazione di particolare interesse storico-culturale, Festival del Teatro di Strada, Palio delle Torri, ma noi abbiamo dimenticato, secondo me, due associazioni che hanno operato da sempre nel territorio, anche se l'associazione Savini, che adesso, diciamo, anche per pesantezze burocratiche, per problemi, diciamo, di altra natura, non viene fatta questa manifestazione, è la maratona sportiva che a Mociano praticamente è vissuta per 8-10 anni. Quindi perché voi tra le manifestazioni di particolare interesse non raccontate la storia? Cioè, se avete citato il Festival di Strada, il Palio delle Torri che non si fa più, e questo naturalmente sappiamo come sono andate le cose, ma almeno ricordate che esiste anche, è esistita l'associazione Francesco Savini, che in un certo senso continua ancora a dare qualche respiro, per carità. Cioè, questa associazione, mancando di fondi e anche, probabilmente anche, diciamo, di stanchezza del volontariato, questa manifestazione ha segnato il passo, però va ricordata questa cosa, e va ricordata anche l'associazione Centro Abruzzo Mociano, che ha fatto diverse sfilate nella nostra piazza, ha avuto sempre permesso quando sono consigliere comunale, questo ha fatto sempre questa manifestazione. Oggi, diciamo, per diverse ragioni che non sto qui a elencare, ma sicuramente ognuno non ne sa, ne conosce per il motivo, va in altri 10 comuni della provincia e non sta nel territorio nostro. Quindi credo che questo sia veramente il massimo della nostra difesa delle associazioni che operano sul territorio. Naturalmente per ognuno di noi esistono anche delle regole, cioè per ogni associato esistono delle regole, per chi vuole fare presenza esistono delle regole, ma non dei soprusi. Ah, poi un'altra cosa, la missione sociale della facoltà di accogliere le richieste presentate da altre associazioni entro il 28 febbraio, comitato intenzionale a realizzare la manifestazione di enti. Ma io dico ancora una volta, cioè non si sostiene. Perché ancora qui dice l'amministrazione accoglie tutti i progetti purché sia nell'ambito delle date disponibili. Cioè, non può, come quando io ricordo la presentazione che ha fatto i SIN, che non si possono dare per impedimenti di ordine pubblico, ma pensiamo noi nel nostro territorio, non sono mai successe sommosse. Cioè, noi siamo adulti. Non è una sommossa. No, ma anche disponibilità di guardie municipali, come dici tu. Il rispetto di un'ordinanza di via di circolazione. Sì, però voglio dire, nell'ambito di una, diciamo, possibile gestione, se a Servapiano un giorno hanno intenzione di fare una manifestazione che non implica una sommossa popolare o altre storie, perché non si può fare in contemporanea a Contrada Marina? Cioè, che cosa comporta questo? Si valuta caso per caso, se veramente comporta un disordine pubblico, comporta una situazione che può degenerare, chiaramente io sono come sindaco, si assume i necessari provvedimenti, oppure con comandante delle guardie per diciamo così diluire questa situazione. Però mi pare che proprio, diciamo, sia un, in ogni parola si ravvede un contenuto di cappa
da parte dell'amministrazione comunale nei confronti anche delle feste patronali. Cioè, le feste patronali, per fare il comitato, per chi sa qualche cosa, diventa sempre più difficile. Don Giuseppe e tanti altri preti in altre zone non vanno altro che raccomandare e dare una mano alla festa patronale. Ora aggiungiamo che pure il comune interviene in questa situazione, ma quando arriva la richiesta, siccome sono dato ormai stabilito nella storia, quindi il comune non deve fare niente. Cioè, quando assicura. Ma sembra lo stesso, io non so se la fine di maggio. Ma non so, non è una spiegazione così. Ma guarda, noi vogliamo entrare pure nelle feste religiose. No, ma cioè, mentre la cappa è il, diciamo, il predominio, o meglio il patrocinio. L'impegno dell'ente vuole garantire la continuità dell'organizzazione, ma ci pensano gli altri organismi, cioè, come sta sempre qua? Feste politiche, vabbè, le feste politiche si devono fare, le chiedo, però mi pare eccessivo questa richiesta da 3 mesi prima, 4 mesi prima, cioè la festa politica per la natura stessa si trova una data disponibile, cioè, per quanto diciamo, messo io, quel poco che ho partecipato, la festa politica può essere un colpo di fantasia per chi, come nella festa dell'unità, diciamo tra l'altro, fatta in continuità con Luglio Mocenese, quindi questo, credete, è veramente un atteggiamento. Guarda, che Luglio Mocenese è venuto dopo la festa dell'unità. No, la festa dell'unità l'anno scorso la festa dell'unità è stata la festa dell'unità, la tradizione che deriva da 40 anni. Luglio Mocenese è stato. Non discuto, ma l'anno scorso è stato il calendario del Luglio Mocenese. No, ma è stata esplodita la festa dell'unità del Luglio Mocenese. Figuriamoci, insomma, c'è in continuità con Luglio Mocenese. L'avete già istituzionalizzato. Luglio e luglio, questo fa altro. Guarda, l'avete istituzionalizzato con il Luglio Mocenese. È una coincidenza. Luglio e luglio, quello si fa in lato, continua il luglio. Ma che conti? Ognuno la interpreta a modo suo. Ma tu la interpreta come te. Io la interpreto a modo mio. Certo, io la interpreto a modo mio e dico che quella è la continuità del luglio mocenese. Ma fai il luglio mocenese con quello che sto là. Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la comunicazione dei ministri o di eventuali, diciamo, personalità politiche, si sa almeno non prima della settimana, cioè voglio dire, ma sono pure 48 ore prima. Sì, ma questo sì, ma voglio dire che i vincoli sotto questo aspetto non ci devono essere, perché le personalità politiche hanno mille impegni, ti possono dire che vengono pure il giorno via, si creano di passaggio nella zona e vengono a fare una vista. Cioè, voglio dire che in questi momenti è necessaria una grande elasticità, fermo restando i principi di rispetto e di ordine pubblico. Cioè, però vuol dire che se c'è un personaggio politico di avvisare l'ente pubblico. Ma certo che si avvisa, ma è doveroso. Ma guarda che è doveroso avvisare la casella delle carabinieri. Quello è stato messo appunto perché queste cose, siccome il sindaco, soprattutto la persona del sindaco può stare presente, no? Ma questo può essere anche una visita privata. Cioè, voglio dire, quando si fa la festa politica, cioè, guarda, ma nessuno, cioè, se viene il ministro X e lo organizzi tu, se vuoi invitarmi, mi invita, altrimenti io la scopo. Cioè, non è necessario. Io non ho mai organizzato in questi settori. Cioè, non mi sono occupato mai di questo, quindi non sono più. Però penso che sono tenuto tutti a garantire l'ordine pubblico, se è una cosa, non lo voleva fare, se è una cosa politica, una cosa, no, se non pianeti, non invita, però io sono tenuto, lo farà pure la prefettura. Sì, ma lo fanno tutti, non è che siete i carabinieri. La prefettura o la prefettura? La prefettura. Ma il maresciallo che ha il carabinieri, ma è il prefetto. Penso che qualche volta è il maresciallo che fa. Sì, anche lo dice a quest'ora e quest'ora. Sì, allora, lo sanno loro considerare. Però ti domando, il prefetto è a livello provinciale ufficiale di governo, il sindaco è ufficiale di governo a livello provinciale. Allora, in materia c'è una competenza. Che succede? Che spesso e volentieri, no? Che arriva la comunità.
occasione, ma questo il prefettore si prega di disporre ordine adeguato perché ci sta di si è carica, no? No, mi chiede anche se viene l'onorevole Tizio, il dottor Taccio. Sì, sì, ma io penso che quando sia venuto a Sospiri, chi era l'ultimo ministro che è venuto? No, è venuto pure il presidente della giunta regionale. L'ha già invitato? No, sì, ma era un discorso politico. Ma tu non sei invitato? Sì, ma non era un discorso politico. Sì, era un discorso. Ma il rappresentante del governo locale non ti ha invitato? Guardi, se tu vuoi ricordare la storia, qualche volta è venuto qualche ministro, il comune l'abbiamo trovato pure qui. Sì, quindi, allora, lasciamo stare. Anche avvisato quando veniva la casa. No, no, erano largamente avvisati, eccetera. I sindaci se ne andavano pure in ferie. Sì, no, non si è fatto trovare nessuno. Stavo un vice sindaco, sì. Ma neanche il vice sindaco. Sì, se vogliamo ricordare, va benissimo. Io te ne faccio un elenco. Ma io voglio ricordare quando è venuto Pace qui, che poi ha pure lamentato l'assenza del sindaco. Ricordo le difficoltà
per gestire il palio. Io l'ho vissuta, non mi ricordo, cioè, ma veramente molto particolare. Si andava a prendere il pelo nell'uomo per poter creare delle difficoltà. Questo lo ripeto in genere, ma mi ricordo tutti i dettagli. Quindi su questo noi l'abbiamo vissuto in maniera, diciamo, molto tesa, fino a scoraggiare quello che poteva essere veramente una festa popolare. L'avete fatto con il carnevale, l'avete fatto con la festa dell'Uno, avete creato all'interno del paese una crisi. Ora io aggiungo che con questo regolamento così rigido create ancora ulteriore disaffezione, secondo me, non divisione, disaffezione alle azioni del governo italiano. Io sono favorevole a un tipo di regolamento generale che abbia un clima di elasticità, cioè di vita, diciamo, possibile, nel senso che tutti quanti possono intervenire, fermo restando gli aggiustamenti delle date. Poi noi a Mociana abbiamo delle date fisse, cioè questo oramai, perlomeno da quando io vivo, tranne alcune cose non è cambiato niente. Quindi per quale problema, per quale motivo, tranne alcune prestazioni, per esempio se uno ha sbagliato, non ha capito bene la funzione del sindaco, riparla questa volta, cioè si dice guarda, le regole sono queste perché sono regole di convivenza civile, di rispetto per le istituzioni, non si discute su questo. Quindi voglio dire, però non pensiamo di poter governare. Io un giorno ho avuto, diciamo così, la fortuna di parlare anche con un consigliere, l'assessore Angelucci. Non pensiamo di voler gestire il paese magari facendo pagare o togliendo la palestra a Tisio per darla a Caio, oppure perché facciamo pagare un'associazione e non facciamo pagare un'altra, perché questo è veramente un modo scorretto di amministrare. Allora io penso che le difficoltà ci sono, le incontriamo tutti i giorni, però in alcune circostanze deve prevalere il buon senso, cioè deve prevalere quello della convivenza e del rispetto reciproco, fissando dei paletti, cioè anche a chi vuole fare lo svelto, a chi vuole, diciamo, prevaricare, bisogna dire questo è, questo ti posso dire. Però naturalmente non far apparire, cioè, ma proprio in maniera evidente, la negazione verso certe realtà che esistono sul nostro territorio e che noi possiamo disconoscere. Ora, lo dimostra chiaramente il fatto di aver, diciamo così, rimarcato in questa relazione la triste esperienza della festa del fuoco. Veramente diciamo, ha fatto brutta figura la prologo, perché si è prestato al gioco, perché la prologo ha fatto una lettera che era veramente fatta per dispetto, perché io quando ho letto quella forma senza punto e senza virgola, ripetendo le stesse cose, sembrava forse dettata sotto pressione, cioè a me ha dato questa impressione, perché non ho mai visto una lettera pubblica così mal fatta. Proprio c'è, dice, ma chi me l'ha fatto forza? Cioè proprio si vedeva dalle righe che questa era una lettera estorta. Ora, se tutte, e ritorno al discorso, se tutte le manifestazioni devono fare la lettera del 28, chi non la fa viene escluso. Ma io non sono neanche d'accordo tanto su questo, perché se una lettera, e naturalmente mi ricollega al discorso del palio delle donne, io presentai la lettera l'unico il 28 di febbraio e poi quella lettera andò persa, guarda caso. Quindi ci sono tantissime esperienze da raccontare in questo consiglio, tantissime cose. Oggi non è il caso di entrare in tutti i particolari, ci soffermiamo su questo. Io chiedo che tutte le associazioni vengano ricordate allo stesso modo, perché ognuna di queste associazioni rappresenta uno spaccato della nostra vita sociale. Lo rappresenta l'associazione Palio delle Donne, non esiste più, cioè che non opera più, lo rappresenta l'associazione Savini, che si è, diciamo così, si è trovata in difficoltà, lo rappresenta l'associazione che ha curato la maratona sportiva, Mociano Abruzzo Sport, Abruzzo Basket Mociano, quindi lo rappresentano tutti, perché sicuramente se la squadra di pallavolo, di pallacanestro, ha 30 ragazzi, ci sono 30 famiglie dietro questi ragazzi. Se questa associazione, che voi, diciamo, discriminate sempre, ha 100 sponsor,
rappresentano delle persone che stanno dietro questa associazione. Quindi noi, ma a prescindere questo, dobbiamo rispettare tutti e non dobbiamo modificare il regolamento. Rispondo a Di Pancrazio, che l'altra volta in maniera artificiosa ha modificato l'articolo 12 prima della manifestazione del carnevale mocianese di 2 anni fa. Poi un'altra cosa, possiamo far pagare le sedi? Io l'ho scritto in un manifesto, all'unica associazione che ha pagato le sedi 0,51 euro. Ma noi non proviamo vergogna di fronte a queste cose? Io ve lo chiedo. C'è l'unica associazione che ha pagato le sedie, Mociano? Esatto. Non è possibile. Anche se fosse, noi tra l'altro poi, 0,51, nessuno ha pagato, si danno a tutti, io sono d'accordo, quello è un bene pubblico. Si danno a tutte le strutture, salvo la sicurezza, il parco, perché l'abbiamo comprato con i soldi nostri. Quando è stata questa, io ho votato a favore, perché l'impegno era quello, che quel parco doveva servire per tutti. Assolutamente. Ma il principio che non è sempre, ma che cosa pensiamo? Che avendo comprato il parco lo diamo a 4 associazioni? Nessuno. Ma noi lo dobbiamo dare a tutti, perché a tutti sono i cittadini e tutti hanno. Ma allora non lo dobbiamo comprare se voi avete questa idea. Cioè, se noi vogliamo salvare le imprese di festa, noi non lo dobbiamo comprare, dove aspetti i soldi per comprare le antenne, le transenne e il bilancio comunale ha le sue esigenze, che significa quell'investimento e viene meno una spesa. Ma quei soldi di tutti i cittadini, noi abbiamo l'obbligo di farlo utilizzare a tutti i cittadini. Sono i soldi per pagare il fatto ogni anno, anche quelli sono tutti i cittadini che vanno messi in bilancio, quelli in bilancio non ci sono più, perché hai fatto l'investimento una volta, se no si rompe l'anno dopo lo ricompro, non si sa come te lo riducono. Ma scusa, ma allora tu te lo vuoi tenere per te? Allora, no, perché per me, per il comune, che per me? Ma quale di associazione su Cristo? Nessuno, solo la Pro Loco. Bravo, allora abbiamo comprato per la Pro Loco. Per il comune e per la Pro Loco. Vabbè, ci sono, scusa, ma vedi, io penso che tu sia. Ma tu quando dici le cose, ma quella cosa, ma tu metti le punti di disporre, perché ci sono le cose. Questi sono i fatti. Ma che fatti? Infatti secondo me li racconti tu, quelli sono stati, è stato comprato per conservare, non per rovinare. Ma lo diamo a tutte le feste, così in Germania e gli operai vanno in giro a mettere un banco. Ma sono stati comprati con i soldi? Ma poi è stato comprato facendo l'investimento una tantum per risparmiare spese correnti ogni anno. Per l'affitto del parco, con 2 anni si è ripagato, per 10 anni non. Ma l'hai comprato con i soldi tuoi, con i soldi dei cittadini? Ma perché i soldi? Allora dobbiamo ridare servizi a tutti i cittadini. No, guarda, ma sei fuori strada, adesso dobbiamo dare. Quello per i cittadini, per spendere ogni anno una spesa corrente, per eliminare una spesa corrente. Per 3 mesi l'anno, quello è il beneficio, l'investimento per Giuliano tiene il patto, ci fai l'uso che vuoi. Allora, se Silvio ha finito c'è l'intervento del consigliere Daniani, prego. Pirozzi è cristallizzato sulle solite posizioni, sono sempre le solite cose. Silvio, per quanto riguarda il ruolo istituzionale del sindaco, si impara con l'educazione civica, la scuola elementare. Se in quella circostanza io ho sbagliato, non ho problemi a mettere in discussione la mia posizione. Io la ritenevo una riunione politica, quindi ho intesi in questo modo. Io in tutte le circostanze volevo scrivere poi, guarda, noi, in quanto io sono stato responsabile sindaco, porto sempre di non è, quindi devo portare personalmente manco per posto, poi tenendo conto che in tante circostanze sì, però dopo quando si viene qui si lamentano l'assenza del sindaco, la rinuncia, perché io ho sentito, stavo lì dietro, ho sentito, si è lamentato l'assenza del sindaco e nessuno ha giustificato, non abbiamo invitato, non l'hai detto non abbiamo invitato, poi ci ha lamentato l'assenza. Ma tu di netto non l'ho invitato, abbiamo riempito l'aula, siamo tutti di noi, speriamo che sia sempre così, che occuperemo tutti i posti, questo hai detto, ma di netto non hai detto, il sindaco non è venuto perché non l'ho invitato. È una frase che proviamo. Non andrà per me.
dire. Non mi appartiene. Sì. Non hai giustificato l'assenza. Ha offerto. Non hai giustificato. Vai. Io sul regolamento forse presentando solo al 28 di febbraio è un po' forse errato, cioè poter accorciare perché effettivamente mi sembra una tentazione. Forse per la programmazione di dove deve intervenire come festa della pizza, le prove, dove il programma, noi continuiamo anche a partecipare come spesa, forse il 28 di febbraio si presenta un programma. Poi però per l'associazione che vogliono fare qualcosa, diciamo questo tempo, io non sono mai intervenuto sul secondo. Questo tempo non mi sembra un po' troppo esagerato. Poi Silvio ha fatto un'affermazione dicendo che le associazioni si devono trattare tutte uguali. Questo non mi sembra il caso, perché non il caso è un mio punto di vista. Le associazioni vanno premiate chi lavora, chi si impegna sul territorio. Cioè, ci sono associazioni che 50-60 persone che si impegnano un anno vanno premiate. Associazioni che nascono solo in caso di fare qualche festa, qualche cosa, cioè insomma, paragonare tutte le associazioni allo stesso modo, cioè, no che non si fa luce, non si fa nessuna parte. È una cosa assurda, cioè, che 40 associazioni abbiano lo stesso spazio, non è vero. Chi fa, chi si muove avrà più spazio, chi non fa e non si muove avrà meno spazio. Cioè, come fare tutto lo stesso modo? Cioè, questa è un'assurdità che è impossibile. Io dico che abbiamo spazio di sopravvivere tutti allo stesso modo, che lo spazio di sopravvivere, quello che riesce a prendere lo spazio di gestisce un milione, gestisce un milione come la giornata, se uno riesce a raccogliere. Io non sono d'accordo, cioè, le associazioni devono vivere, ma tutto allo stesso modo, chi merita di più avrà di più, chi merita di meno avrà di meno. Però dice più soldi. Poi il fatto delle sedie, Silvio, quella che hai detto è una grande bacianata, che la paga solo questa associazione, perché la Prologo di Montone l'ha toccato tutte e quattro volte e ha pagato sempre. Come l'ha pagato quando abbiamo fatto feste dell'unità che abbiamo adoperato le sedie, le abbiamo pagato, solamente a dire solo, tu hai fatto un'affermazione gravissima, e questo tutto registrato, hai detto, l'ha pagato, solo la cosa, hai detto una grande bacianata, cioè io ti dico, ci sono i versamenti, ci sono la richiesta e il versamento dei soldi, cosamente, dire solo che abbiamo solo un'associazione, così, vuol dire che quando si fanno le affermazioni, si devono essere, vai a vedere, io lo vado a vedere, naturalmente se questo è successo con l'altra associazione, casomai te le trovo io e la prossima volta te le farò leggere e poi penso che dovrei chiedere scusa a tutti quanti, perché di questo sono certo, perché l'assegno l'ho cassato io, l'ho provato, poi vorrei queste politiche, sì, ma alla prova io ho detto la prova. Però ha pagato, tipo hai fatto un'affermazione che ha pagato solo un'associazione, devi dire non è vero. Quella proposta di se si può. Ho capito cosa vuoi dire. Altri interventi? Io a Giorgio. Una cosa vorrei sorvolare sul discorso del fatto che questa amministrazione possa in qualche modo avere, cioè, delle misure diverse nei confronti delle associazioni. Io sinceramente, anche essendo, diciamo, l'assessore delegato, a me non risulta sinceramente, soprattutto per quelle associazioni che fanno volontariato e che non hanno scopo di lucro. Questa amministrazione ha sempre dato il massimo, sempre, sì, te lo posso assicurare. Per quanto riguarda, e poi anche per, io sono una persona moderata in tutti i sensi e ti vorrei rispondere perché tu hai detto, in una maniera moderata, però hai detto delle inesattezze. Perché se, per non parlare poi delle altre cose che tu hai detto, però voglio parlare di un fatto specifico, perché io come te, come tante altre persone di Mociano, ho partecipato attivamente al Paglio sin dalla nascita e te l'ho ricordato più di una volta. Quando a un certo punto questo Paglio finì e l'amministrazione comunale è stato promotore,
per la rinascita del patio. Tu hai detto invece che gli ha tagliato le gambe. Se tu ti vai a prendere la delibera, ci sono i milioni che questa amministrazione ha elargito al Pario per un giorno e mezzo di festa. Vattene a vedere quanti milioni li questa amministrazione ha elargito al Pario, quando noi il Pario l'abbiamo fatto senza avere una lira dall'amministrazione comunale. Quando è nato, te lo ricordi? Allora, lo spirito era diverso, Silvio, lo spirito era diverso, perché con un giorno e mezzo di manifestazione importantissima, che io riconosco che è importante, anche se culturalmente e storicamente non ha nessun valore, però ti posso dire certamente, e questo lo riconosco, ma questa amministrazione ha speso 30 milioni per un giorno e mezzo di festa che non è stato mai dato a nessuno, e l'anno successivo che non è stato fatto dopo il Pario, perché si voleva tornare sugli stessi importi, ma l'amministratore ha detto, ragazzi, cioè, il lavoro era stato fatto, i vestiti ci sono, tutte le altre attrezzature ci sono, ma ci siamo battiti, cioè non si può spendere 30 milioni per un giorno. Quindi era stato, andava detto non a 10 giorni, ma Silvio, io ero presente alle discussioni, con moderazione era stato anche spiegato che non si poteva portare allo stesso contributo per affrontare la stessa manifestazione, che comunque l'amministrazione avrebbe partecipato con un certo importo, mi pare fino a 10 milioni più le attrezzature. 15 adesso non ricordo bene. Però che tu debba dire che questa amministrazione ha tagliato le gambe al Pario è proprio un'inesattezza, e c'è una grande malafede soprattutto in quelli che pensano come te che questa amministrazione ha tagliato le gambe al Pario. Non è così, perché io alcune persone le conosco molto bene, Silvio, e non è così, hanno detto delle inesattezze. E l'ultima lettera che ha mandato il Presidente, mi pare Ruffini, non lo so, Ruffini Fausto, l'hai letta? Leggila. Io sono rimasto, ma veramente male, perché non si scrive in quella lettera. Dopo che l'amministrazione ha dato un modo di... è firmata da Ruffini, quindi una lettera bruttissima, l'anno scorso pare che sia arrivata, una lettera bruttissima. Quindi io sinceramente ma posso assicurarvi, la lettera era una lettera scandalosa nel modo in cui anche si è rivolto nei confronti dell'amministrazione, perché l'amministrazione ha sempre aperto le porte. Lui ha trattato sempre con gli amministratori, che si è arrivata a questa conclusione su una certa Poi attualmente, per quanto riguarda il palazzetto Terra Civile, noi abbiamo dato l'uso gratuito soltanto ai disabili di Giulianova, solo a loro abbiamo dato, e le altre associazioni si devono comportare come da regolamento, c'è un regolamento e va rispettato quel regolamento. Se c'è un'associazione che non ha scopi di lucro, la giunta deciderà se dare il palazzetto gratuitamente. Le altre associazioni devono pagare come c'è scritto nel regolamento. Vogliamo concludere questa discussione, io volevo ricordare un aspetto, cioè qui non, forse si glissa su una cosa che ritengo non è importante, cioè le proroghe sono disciplinate, cioè, dalla legge regionale. C'è una legislazione specifica che dice che cosa sono, cosa devono fare, come si devono comportare, che compiti hanno, quali adempimenti devono compiere nei confronti degli enti locali, nei confronti della regione, cioè diciamo è qualcosa di semi-istituzionale. Ovviamente un'istituzione non può trattare un'associazione semi-istituzionale diversamente, o deve avere un rapporto di carattere semi-istituzionale. Di qui quando c'è la preferenza per l'associazione, che può tranquillamente non organizzare niente, rimane in piedi, non organizza niente, fa soltanto la castagnata di San Martino e finire, magari l'amministrazione può comprare il vino o le castagne, no? Però esiste. E di qui se non fa niente ci sono altri soggetti che possono tranquillamente essere promotori o raccogliere le iniziative. Però questa è una coerenza che, fra l'altro, ci vede impegnati non il 28 di febbraio.
sembra deve impegnare l'amministrazione ogni anno entro il 30 di settembre ed entro il 31 di ottobre dell'anno precedente, perché si propongono i progetti con la legge regionale 56, che scade il se non sbaglio il 31 di ottobre, con i bandi della Fondazione Tercas e con la provincia che dà i contributi per settori specifici come per i bandi che prevedono, e diverse associazioni, ma comunque possono farlo per conto proprio, ma altre che lo fanno congiuntamente con le istituzioni che sono del prologo, addirittura presentano non il 28, lo presentano molto prima, l'anno prima, settembre e ottobre. Quindi, di qui quello che ribadisco io, e spero non volete non doverci tornare più, che è un'associazione semi-istituzionale che insieme al comune richiede di compartire dei finanziamenti alla regione, alla provincia, alla fondazione Berca, insieme al comune, non credo che debba ripresentare di nuovo il programma entro il 28 di febbraio. Ci capiamo? Cioè, questo è per chiarire. Ma dopo, ad abbondanza, se vogliamo, per fugare qualsiasi opera che vogliamo fugare, la firma ci hanno ripresentato pure, ci hanno ripresentato lo stesso. No, se esiste una regola, no. Sì, però è già presentato insieme al comune i progetti per la regione, la provincia, la fondazione, ritengo che l'ha presentato molto prima del 28 di febbraio. Comunque, può servire a togliere ogni ombra. Se questi la presentano, diciamo, prima, secondo me deve tenere valido. No, l'ha presentati insieme al comune, ma capisci, non è prima per verificare i suoni, l'ha presentato insieme al comune per richiedere i finanziamenti. Comunque, passi questo aspetto, non fa niente. Io volevo dire che noi dobbiamo accogliere sì tutte le esigenze, sono d'accordo, tutte le dobbiamo accogliere. Il tentativo di dare un minimo di, come dire, voglio dire di codificazione, ma di descrizione di ogni cosa, è proprio il tentativo di garantire per tutti quanti, perché l'anarchia è più assoluta, il primo che presenta le cose, presenta e poi ha diritto e richiede, è il modo peggiore per magari fare inavvertitamente, in maniera cioè, i danni a qualcun altro. Allora, tutti sanno che ci sta, io non considero le regole delle discriminazioni, le regole sono regole, quanto valgono per tutti sono momenti di democrazia, qui stanno scritte, capisco che ci sono delle cose che vanno comunque in qualche modo aggiustate, perché comprendo che presentare entro il 28 tutto, si presenta la domanda, si presentano e va bene, però possono capitare anche delle occasioni, degli appuntamenti imprevedibili per il 28, che ciò possiamo aggiungere, non ci aggiungiamo, può pure capitare che... Allora, ce la scriviamo con il segretario comunale. Però insomma, ce li possiamo mettere. Non credo che sia molto messa. No, non è messa tolta, queste è la regola, vanno per tutti, vanno per tutti. Allora, io torno a fare la domanda al consigliere che abita a Rimoli, mi faccio aiutare. L'anno scorso quando si è fatta la festa di San Gabriele? Quest'anno quando si fa? 5, 5, 6. Per dire, no? C'è mica una data, spiega il 26 di agosto che si fa. No, aspetta. Non è così. Qualche anno si faceva il 20 di giugno. 18 giugno, sì, di giugno. Cioè, allora, capito, questo che significa che noi poi dobbiamo mettere in discussione alcune altre iniziative. Allora, ci sta un minimo di regolamentazione e si riesce, tutti lo sanno, non è che lo sa soltanto l'interessato, sono atti pubblici che si possono aggiustare, ovviamente. Io dicevo che quello del 28 di febbraio può essere una limitazione per magari delle opportunità che si presentano a maggio, che un'associazione ce l'ha in quel momento e se la sfrutta, intorno è giusto tenerne conto. Può nascere un'associazione nel mese di aprile, dopo il 28 di febbraio, a marzo, non è un'associazione che propone qualcosa, si può valutare, perché ovviamente sono delle cose, ma che comunque io penso che nessuno vorrà organizzare per il 26 di agosto una iniziativa che vada a deturpare o che vada a creare non è detto che è impresentabile, non è detto sempre che è impresentabile, no? Quindi può capitare anche di questo, può pure capitare che poi mi dare le copie, io avevo fatto una promessa e manterrò di dare una serie di documenti
l'informazione esaustiva di quello che purtroppo capita in comune, ma sa l'ufficio purtroppo con il vescovo non è che ha avuto tanto tempo per fare queste cose, come vi darò anche questa cartellina. Quindi dicevo che è necessario, vale per tutti, tutti ce lo sai, tutti si comportano con delle regole certe. Ovviamente io propongo, perché mi è venuto dalla discussione questo tipo di dibattito, no? Dal dibattito questo tipo di esigenze, di andare oltre il 28 per delle iniziative che potrebbero essere così occasionali e venire fuori dopo il 28. Se qualche altra associazione può fare delle proposte, saranno valutate anche di volta in volta, che per forza, no? Qui possiamo aggiungere, credo, all'ultima pagina, dove si dice di dare atto che la presente deliberazione ha carattere programmatico e regolamentare, che gli eventuali impegni di spesa saranno assunti al momento dell'adozione dei singoli atti posti in essere sulla scorta di essi, che l'adozione della presente comporta l'automatica abrogazione di tutti gli atti regolamentari in materia emessi in precedenza dall'ente. Possiamo qui aggiungere, se vedi, aiutaci tu nella stesura, che per particolari associazioni, però lo vorrei scrivere qui come tesi, che per particolari esigenze che dovessero presentarsi oltre il 28, le associazioni sono abilitate a presentarle, l'amministrazione le valuterà, perché se per esempio, cioè, se mi è capitato un artista famoso che mi viene in una data, che però ci sta già un'altra cosa, si può creare un problema, no? Purtroppo noi dobbiamo prevederlo. Io direi che questo qui come opportunità di considerare. Offendere la morale pubblica, offendere, ci sono delle cose che possono anche dipendere dal programma.
possibilitato. Ecco, io sono sgombro. No? Tante regole possono sembrare, capire, come dire, una cappa, ma nessuna regola è ancora peggio. Nessuna regola è ancora peggio. Secondo me. Secondo me è necessario. Non così pesante. Diciamo così. Poi avranno le disattenze, ma aggiustate. Io ritorno anche al discorso, diciamo, forse fino alla cristallizzazione del suo principio, però insomma uno che si sbaglia l'olio tra la testa di Carnevale, la testa di lui, l'anno successivo mi viene già, secondo me questo non è più evidente, io lo sentirò che sono da solo, perché mi hanno portato tutti, quest'anno per esempio l'associazione Luciano Pasqua, non c'è la più. Sono 28